Prima che inizi questo video, ragazzi, vi dico che domani sarò al Daunia Comics il pomeriggio. Però non ci vengo da youtuber, ma ci vengo semplicemente da uno che sta in fiera così. Ma ragazzi, porterò le magliette! Oggi è uscita la nuova sfida sulla nuova carta del cannone volante, la Flying Machine. Come cacchio si chiama lei? Perché non è un cannone volante, è Flying Machine in pratica. E davvero, davvero un sacco di voi mi hanno inviato i loro bauli. Alcuni anche da 12 vittorie. Oggi quindi vedremo, anzi vedrò anch'io per la prima volta assieme a voi, un susseguirsi di bauli da ottava vittoria fino alla dodicesima vittoria. Ci sono un sacco di bauli da aprirci, il primo dei quali appunto è il mio, ragazzi. Questo ovviamente è il mio profilo e io, vabbè, così a cavolo proprio, cioè mentre stavo sul cesso, ho fatto 5 vittorie. Non sono tante, non sono poche. Ho fatto anche delle belle partite, mi piace come carta la Flying Machine. E quindi adesso ci andremo ad aprire il baule più schifoso tra tutti di quelli di questo video, ossia il mio. Quindi apriamocelo subito senza indugiare minimamente oltre. 15.000 di oro, 2.500 di oro, va bene, mi va abbastanza bene. 26 goblin, attenzione, 4 mega sgherri. Ci sta anche la lapide, ok, altre 5 da 7 gang di goblin. E infine anche l'epica, ragazzi, mi becco pure l'epica per 5 vittorie, direi che sono contento. Va bene, una volta terminato il mio baule, andiamo sui vostri bauli. Ma prima vi dico cosa fare per tentare di essere estratti e salutati in un mio prossimo video. Infatti dovete condividere, ragazzi, condividete a più non posso questa sfilza di bauli della nuova sfida sulla nuova carta. Ovunque bene, Facebook, Telegram, WhatsApp, Twitter, Google Plus, davvero ovunque. E scrivere correttamente qui sotto nei commenti hashtag volante. Eh sì, perché è una macchina volante, quindi andiamo a scrivere macchina volante qui sotto. Allora, iniziamo subito. Ovviamente, ragazzi, non posso far altro che ringraziare davvero tutti quanti quelli di voi che mi hanno inviato i loro bauli. C'erano anche dei bauli da 5 vittorie e dei bauli da 6, ma ho deciso di portare i bauli che vanno dal 8 vittorie, 9 vittorie, 10 vittorie, 11 vittorie e 12. Dopo 11, cazzo, c'è mica c'è 11 e 11, c'è 11 e poi 12, ovviamente. Devo dire, Mushix, che la tua regressione mentale sta progredendo abbastanza velocemente. Che hai detto? Ecco appunto! Mio minchia, te lo dico col megafono! Non rompere! E adesso iniziamo subito con il baule da 8 vittorie. Ragazzi, io solo ho visto effettivamente l'immagine iniziale, lo screen iniziale, quindi sapevo che era quale da 8, quale da 9, quale da 10, quale da 11, quale da 12, ma io ancora non li ho visti, quindi li vedrò assieme a voi. Quindi questo è quello da 8 vittorie e non so perché è schiacciatissimo. Vabbè, 4.650 di euro, 9 Elite Barbarians, 49 barbari, qui un sacco di barbari, la Zap, una 21 cure, 2 furie. Ragazzi, non ci credo subito alla leggenda. Oh, la leggendaria fin da subito sul baule da 8 vittorie. Ragazzi, scrivete qui sotto nei commenti se secondo voi questo è culo. Oppure se è davvero un ottimo baule, quello mi si sta rompendo la sedia, mi sa. Oppure è davvero molto semplice che esca una leggendaria in un baule come questo. Secondo me era solo fortuna la sua. Abbiamo iniziato davvero molto 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 bene, ma adesso andiamo sul baule da 9 vittorie. Quindi questo è il baule da 9 vittorie, cioè qui c'è anche la disperazione di non aver raggiunto le 10 vittorie e aver sbloccato la carta. 2 torri infernali, va bene, 4 Barbarian Hut. E 5 giganti. Moltissimi di voi, compreso me, mi sa, no, io no in realtà, hanno il gioco in inglese. Boh, forse pensano che gli escano robe migliori, davvero non lo so. 16 Valchirie, ah, voleva la leggendaria. Invece no, qui abbiamo semplicemente la epica. Ma ci sta, ragazzi, ci sta. Quindi ricapitolando, ha avuto 2 torri infernali, 4 Barbarian Hut, 5 giganti, 109 barbari più o meno, ben 16 Valchirie, un sacco di comuni, un sacco di spiritelli che sompettano e delle fulmini. No, no, non male, però ovviamente non è come la leggendaria nel baule da 8 vittorie. Se i conti non mi tradiscono, dopo le 9 vittorie c'è il baule da 10 vittorie, ragazzi. Questo qui è il baule quindi da 10 vittorie. Me ne avete mandato soltanto uno, quindi c'è un solo baule da 10 vittorie. E qui già però c'è la felicità di aver sbloccato effettivamente la Flying Machine. Quindi vediamoci adesso la sua apertura.
va bene. 7000 di oro, che sono tantissimi, ragazzi. Una sola fornace, e secondo me al posto della leggendaria ci ha messo appunto quella fornace. 25 frecce. Qui già inizia la disperazione perché non escono abbastanza comuni. Qui secondo... ecco, qui è morto proprio. E infatti è andato più veloce verso la rara, perché ovviamente c'è la epica finale. 4 pecca. Ma aspettate, ragazzi, se ci fate caso, quello che dico io, appunto, che il presagio che non uscirà la leggendaria è appunto quando ti esce una sola carta all'inizio. E infatti qua si vede chiaramente, perché quella rara doveva essere tra le altre rare, quindi 34 Dart Goblin, quindi il Goblin Cerbottaniere, e appunto poi ci sarebbe stata sicuramente la leggendaria. Cioè, ragazzi, queste sono le mie teorie, che secondo me sono verissime, cavolo. Ma passiamo adesso ai bauli da 11 vittorie. Sì, ragazzi, perché ben due di voi, ripeto, due di voi hanno avuto questa delusione, che porca miseria, non lo so come hanno fatto ad avere il coraggio di registrare. Cioè, qui non lo so, 11 vittorie è proprio che ti devi tagliare almeno una venuzza, altrimenti non, cioè, non lo so, ragazzi, lo so, io ne ho fatte 5, quindi non so che sì, però, perché so, oggi ho fatto una pippata. Appunto, Mushix, quindi stai muto, non parlare! Anche tu, mio minchia, calmati, anzi, qua quante ne hai fatte tu di vittorie? Facci sentire! Io ne ho fatte 3! Vabbè, ma la connessione non mi andava bene! E mi soltanto. E poi gli altri erano... anch'io sono una pippa! Hello darkness, my old friend. Insomma, avete capito? Il mio minchia parla e parla e poi è ancora più scarso rispetto a me. Va bene, andiamo verso il baule da 11 vittorie, anzi sono 2 in realtà. Ok, altre 11 vittorie, bellissime, ragazzi, 8700 di euro, quanta... non... ma che cacchio? Cioè, ma le carte livello bassissimo sto tipo... livello 5, vabbè, questo ovviamente è livello 1, che le ha appena... ah, è vero, perché ragazzi, è 11 vittorie, quindi alla decima l'aveva già sbloccato, quindi ci sono probabilità di ottenerlo. Che stile, ragazzi, che stile! Anche qui non c'è la leggendaria. Andiamoci subito a vedere l'altro baule da 11 vittorie che mi avete inviato. Ok, subito, vabbè, gli 8350 di oro e un po' di minion, va bene, il moschettiere, 10 moschettieri, attenzione, subito alle rare. Un sacco di... ok, tutte le comuni sono uscite, ragazzi, no, non è vero, ma quante comuni stanno? 30 cure, va bene, tutti un po' uguali sono, c'è anche l'altro dato le cure, e anche questo le fulmini, ragazzi. Quindi, ormai, cioè, è appurato che i bowl da 11 vittorie fanno cagare, cioè, oltre al danno, la beffa. Perché, ragazzi, voi non riuscite a raggiungere 12 vittorie e poi Clash Royale vi riempie pure di cacca assortita. Sì, vabbè, perché alla fine le cure ormai non le utilizza nessuno. Poi per adesso, non so, le vabbè, dipende anche da uno come gioca, però secondo me è un po' una merda sto baule. Se questo video raggiunge, ragazzi, i 1500 like, io vi spacchetto tutte quante queste offerte in un solo video. Che poi in realtà sarebbero due bauli giganti e il baule leggendario. Qui, vabbè, io ho di mio anche un bel baule epico, gli altri posso riempirli, insomma. E l'ho già detto, a 1500 like lo faccio. Ma adesso che ho alzato abbastanza il vostro hype, andiamo verso i ben 3, anzi, vabbè, diciamo 2 bauli e mezzo da 12 vittorie. Sì, ragazzi, perché... uno dei 3 bauli effettivamente non è un video, quindi non ho la reazione, ma mi ha inviato 3 screenshot. Di conseguenza già l'ho visto questo baule e lo metto lo stesso, perché vabbè, me l'ha inviato, mi pare brutto non metterlo. Questi, ragazzi, sono i 3 screenshot. Il primo appunto fa vedere che ha vinto la sfida da 12 vittorie. Il secondo è di quando gli è uscito appunto il Mega Knight, quindi ha avuto la leggendaria dal baule delle 12 vittorie. E infine è la ricapitolazione di tutto quanto il baule. Quindi in effetti davvero un sacco di carte, ragazzi. Un sacco di comuni soprattutto, cioè secondo me è alla stregua di un baule se... boh, no, super magico no, perché non ci stanno abbastanza epiche, sono solo 6. Però è la via di mezzo tra magico e super magico, secondo me. Detto questo, andiamo a vedere il secondo, ma in realtà primo, spacchettamento di baule da 12 vittorie. Di conseguenza, 3, 2, 1, via! Qui ovviamente ha fatto le 12 vittorie, qui sta proprio godendo come nient'altro. Infatti in realtà una sola volta ha perso, ovviamente sarà la prima run, perché 110 ne aveva, quindi 100 più i 10 di prima, quindi ci sta. Ha trovato la flying machine, ok, mamma mia, no, li odio quando fate così veloce, vi odio quando fate così veloce.
Te lo meriti. Fidati che ti meriti di non aver trovato la leggendaria, perché sei spacchettato in veloce, ragazzi. Flash ora dice: oh, ma che, non sto capendo niente. Vabbè, tieniti la epica. Ma ovviamente non ci resta che andare a vedere l'ultimo baule da 12 vittorie. Ok, quindi è il terzo che vi mostro in questo spacchettamento ed è tipo, non so, il quinto, sesto, manco li so quanti bauli ho fatto vedere in questo video. Di conseguenza, non perdiamoci in chiacchiere, lasciate subito like, condivisione, non lo so, fatelo vedere anche al vostro amico che ha fatto 0,2 vittorie. E tutti insieme allegramente in famiglia nel nostro salotto vediamoci questo ultimo spacchettamento da 12 vittorie. Ecco qui che sta per accingersi a prendere, anzi fa pure gli screenshot, per prendere tutte quante queste carte. In realtà forse non era la prima run perché come vedete è 118 e quindi 118! E qui ovviamente va ad aprirsi il baule, anche lui va veloce, no ti prego no, non così veloce, 184 bats. Elisir, scheletrini, Ice Golem, ragazzi, voi fate veloce e queste sono le conseguenze. Che quindi, ricapitolando, su così tanti bauli, solo quello da 8 vittorie e uno da 12 vittorie ha ottenuto la leggendaria. Tutti gli altri solo cacca, cioè cacca quella proprio dura, tosta, che sotto al sole proprio che viene la puzza in tutto quanto il palazzo. Cioè, non lo so, ragazzi, davvero. Ah, Clash Royale, le fai sempre tu queste boiate. Ma a questo punto non mi resta che andare a salutare alcuni tra quelli che hanno scritto correttamente l'hashtag e condiviso il video di ieri. Ciao River TV, ciao Gabriele Picchi e l'ultimo estratto, anzi estratto in questo caso, che ha condiviso il video e scritto correttamente l'hashtag è Anna Rosa Arno. Di conseguenza, ciao Anna. Se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like, ma soprattutto iscrivetevi al canale per questo e tanto, ma tanto altro ancora. E noi quindi ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!